Poco di zucchero. Le pillole di Radio Dal Basso. Medicina quotidiana di buona informazione. Pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più. Un nuovo libro si intitola Salvare l'acqua. Da cosa dobbiamo salvarla? Cosa sta succedendo in Italia? Beh, dobbiamo salvarla prima di tutto dagli sprechi e dai consumi esorbitanti che questo modello industriale, produttivo, di consumi sta determinando. E secondo, a parità di importanza, che lo stanno mercificando. Io non lo chiamerei semplice privatizzazione di un servizio idrico, qui si sta mercificando tutta l'acqua. Parte dai rubinetti, che con la legge Ronchi li obblighi i comuni a far entrare i privati, vai alle sorgenti che finiscono nelle bottiglie ai costi che sappiamo, fino ad arrivare alle forme di privatizzazione che già sono in atto da parte delle imprese che producono energia elettrica, dei fiumi, dei torrenti, con le dighe e poi l'uso forsennato che hanno ogni corporazione di interessi sul territorio, dai contadini e il loro sistema agrochimico e il fatto che gran parte della pianura è coltivata mais, quindi è un modello idroesigente, cioè sono tutte forme che l'interesse privato, diciamo, ha il sopravvento sul bene comune. E il bene comune è quest'acqua qui che sgorga dal rubinetto, buona, potabile, controllata dal pubblico, dal sindaco, e che quindi rappresenta il diritto e l'accesso ai cittadini a bere l'acqua potabile, cosa fondamentale, senza la quale si muore. È il diritto dei cittadini ad esercitare il proprio interesse generale sui corsi dei fiumi, sul territorio, su ciò che succede in montagna, sulle captazioni che fanno, sugli interessi turistici che usano i cannoni che producono neve artificiale consumando acqua. Ognuno preme e si fa il suo interesse privato. Dov'è l'interesse collettivo? È giunto il momento di salvarla l'acqua da questi interessi e di porre su questi un ragionamento collettivo. Vuol dire la partecipazione dei cittadini alle scelte e finalmente decidere come si gestiscono i beni comuni fondamentali.